Buongiorno, buongiorno a tutti e ci fa piacere che a questa conferenza stampa di presentazione del Premio Melani 2020, tredicesima e quattordicesima edizione, sia la presenza, vedo in sede, anche di Fausto Forte, che oltre che funzionario della cultura è anche direttore di Casa Masaccio, e Rita Selvaggio, che è Chief Curator di Casa Masaccio e anche tra i co-curatori di questa edizione del Premio Melani, oltre che della dottoressa Stefania Ippoliti della Mediateca Regionale Toscana, che ringrazio davvero per averci accompagnato in queste 3 settimane, 4 di cinema e cultura a San Giovanni, prima Valdarno Cinema e adesso questa edizione del Premio Melani. Bene, questo premio Melani, pur svolgendosi in un periodo di certo non semplice e non facile per la cultura, tutto chiuso, musei chiusi, cinema chiusi, la necessità di ricorrere a canali alternativi, quindi la diffusione web, online, è in realtà una edizione che ci fa piacere e ci rende orgogliosi per la ricchezza del programma che ha e dell'impostazione che ha. Intanto è sempre per noi sangiovannesi un piacere e un onore ricordare il cinema e ricordarlo dietro al nome del nostro concittadino Marco Melani, che ha portato non solo il nome di San Giovanni alto al fuori dei nostri confini, ma anche che, diciamo così, è stato vicino ai più importanti maestri del cinema contemporaneo, oltre che anche supporto a tanti giovani registi, ha invogliato moltissimi, ha incoraggiato moltissimi a proseguire nell'attività cinematografica. E molti anche di coloro che negli anni hanno ricevuto il premio Melani sono personalità che hanno, come dire, beneficiato della vicinanza di Marco Melani nell'essere stati incoraggiati e spinti, invogliati a fare cinema. Possiamo parlare di Francesco Calogero, possiamo parlare di Giuseppe Gaudino, per citare solo due che ultimamente sono stati a San Giovanni. Il premio Melani di quest'anno è dedicato a Jean-Marie Stroh e Daniel Ouillet, due cineasti estremamente significativi, tra i maggiori, anche se non conosciutissimi, se vogliamo, del panorama cinematografico dell'ultimo secolo, e autori di film molto densi, corposi, di analisi attenta e acuta del presente, in cui lo sguardo, la messa in scena ricevono uno statuto nuovo e innovativo, con fortissimi e importanti riferimenti a tutto il mondo della cultura, l'arte, in particolare quella pittorica, il teatro, la letteratura, anche la letteratura italiana, con forti collaborazioni e contaminazioni con Pavese, Vittorini, dalle cui opere hanno tratto dei film. Il premio Melani quest'anno si compone di 3 momenti e mezzo, diciamo così. Venerdì 11 la consegna del premio e un omaggio a Jean-Marie Stroh e Daniel Ouillet. Sabato 12 un omaggio a Marco Melani e venerdì 18 ulteriori proiezioni e discussioni sulla figura di cineasta di Jean-Marie Stroh. Ma non finisce qui, perché dicevo 3 e mezzo. Il mezzo, ma non proprio mezzo, è quella importante e significativa mostra, Jean-Marie Stroh e Daniel Ouillet, film e loro siti, che il 29 novembre è stata inaugurata in Casa Masaccio e che è fruibile completamente online tramite una ricostruzione 3D in realtà aumentata e che è a cura di Rita Selvaggio e Jean-Louis Remond, che hanno fatto un lavoro, devo dire, veramente
stupendo e superlativo. Vedrete, poi lascio la parola magari a Rita per entrare più nel dettaglio anche del programma, ma vedrete che dai film proiettati da chi sarà preso dagli ospiti presenti a queste serate è indubbiamente un programma di altissimo livello e in linea per l'appunto con quello che è il finanziamento di questo premio. Per la prima volta in 13-14 edizioni il premio Melani beneficia di un cofinanziamento da parte del MIBACT per i premi cinematografici. È per noi un elemento di vanto e di prestigio e penso che lo sia anche per la Toscana tutta e per l'attenzione al cinema, alla cultura cinematografica che da sempre contraddistingue la nostra regione, così appassionata nel cinema e vivaio, giusto per utilizzare anche un filone di finanziamento che la Toscana Film Commission, la Mediateca regionale, hanno sul cinema di produzione e di promozione cinematografica. Sono stato fin troppo lungo, magari se so, la parola a Rita Selvaggio per entrare un po' nel merito della mostra, del premio. Ah, io innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per esservi connessi. Ma io della mostra ne abbiamo già anche parlato in altre occasioni, per cui mi soffermo brevemente. È una mostra di fatto molto importante, è la prima volta che si può vedere in Italia il lavoro di questi due registi attraverso un'operazione del genere, che è stata quella di estrapolare dei frame, proprio perché all'interno del lavoro dei cineasti era molto importante soprattutto l'inquadratura. È una mostra che raccoglie anche appunti, note di sceneggiatura, affinità elettive dei due registi verso musicisti, verso scrittori da Mahler, Schoenberg, Bertolt Brecht, Fortini, Vittorini, Cesare Pavese. Insomma, è un'esperienza immersiva che fa capire proprio tutto ciò che è dietro al prodotto finito di un film. Detto questo, la mostra è curata da me insieme a Jean-Louis Ramond ed è una tappa, un'ulteriore tappa che viene a seguire, segue altre importantissime istituzioni nel mondo dove è stata precedentemente presentata. Riguardo al premio, devo dire, come ha sottolineato prima l'assessore Fabio Franchi, che siamo assolutamente felici e contenti di essere riusciti a raccogliere per la serata di domani sera un parterre, così di alto livello, prestigiosissimo e soprattutto internazionale. Ci saranno contributi e omaggi, da un po' da ogni parte. Innanzitutto il premio Jean-Marie Straub ha incaricato Renato Berta di ritirare in sua vece il premio. Infatti Jean-Marie è piuttosto avanti negli anni ed è anche abbastanza fragile e debole, considerate che è nato nel 1933, per cui ha incaricato Renato Berta
di ritirare online il premio per lui. Renato Berta è uno dei massimi direttori della fotografia, è stato direttore della fotografia di Godard, di Eric Rohmer, di Malle, ha stretto contatto su moltissimi film di Jean-Marie Straub e Daniel Ouillet. Come tutti sapete, è stato abbastanza innovativo e rivoluzionario il suo modo di considerare la direzione della fotografia all'interno della cinematografia. Infatti lui ama definirsi più che altro un direttore all'immagine. Non ultimo è stato anche il direttore di Frammartino, non so, Le quattro volte di Frammartino, è molto vicino anche alla sperimentazione dei registi giovani, diciamo così. Quindi Renato Berta ritirerà il premio. Diciamo che la serata, andiamo a aprire la serata con un film breve di Jean-Marie Straub, che si intitola O somma luce. O somma luce è un cortometraggio di circa 20 minuti in cui l'attore, l'unico attore, che è Giorgio Passerone, professore di letteratura italiana all'Università di Lille in Francia, recita, seduto su un aratro in campagna, l'ultimo canto del Paradiso, della Divina Commedia di Dante Alighieri. Ci è piaciuto moltissimo in questo momento così di buio, ci è sembrata di buon auspicio, diciamo così, l'apertura a questa serata, considerando anche che il 2021, nel 2021 in tutto il paese ci saranno i festeggiamenti per il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Quindi abbiamo un attimo anche anticipato all'interno di omaggiato più persone, diciamo così, all'interno della prima serata del premio. Altri omaggi e contributi sarà in collegamento con noi da New York Miguel Abreu, cinefilo, storico del cinema e inoltre fondatore dell'omonima galleria Miguel Abreu a New York, che per primo, diciamo così, ha incominciato a guardare al lavoro dei due cineasti proprio da un punto di vista non solo cinematografico, ma anche proprio di prodotto artistico legato alle arti visive. E a seguire Catherine Picard, direttrice di Sequence Press, la casa editrice americana che ha pubblicato nel 2016 tutti gli scritti di Straub-Yieh, Rinaldo Cenci, critico cinematografico, storico del cinema, che si è occupato, si connetterà da Bologna con noi, che si è a lungo occupato di promuovere in Italia attraverso rassegne e studi il lavoro di Straub-Yieh, e per finire Giorgio Passerone dalla Francia. Giorgio Passerone, oltre ad essere stato collaboratore di Jean-Marie Straub e Daniel Ouillet, nonché attore di altri film oltre a Somma Luce, è uno dei maggiori esperti di Dante, di studi su Dante, nonché il traduttore ufficiale dal francese all'italiano di Gilles Deleuze. In questo suo intervento farà anche accenno a quelli che sono stati quello che è stato i testi, i saggi che Gilles Deleuze ha proprio dedicato al lavoro di Straub-Yieh. E quindi poi finiremo la serata con la proiezione di Mosè e Aronne, un film biblico che ha coinvolto tantissimi
extra, anche se Strobilie non hanno mai amato la parola extra, nel senso che per loro ogni film era tutto un estrapolare dalla realtà, per cui spesso non usavano attori professionisti. E ci è piaciuta la scelta di questo film proprio perché un Marco Melani molto giovane, il film, ancora giovane, il film è stato girato nel 75, era per l'appunto un attore di questo film, infatti era, come si dice, interpretato uno dei quattro preti, quindi la scelta per chiudere, diciamo, questa serata è stata puntata proprio sulla proiezione di questo film per finire. Poi inviterei l'assessore Fabio Pranchi a parlare della giornata numero 2. Audio. Sì, la giornata numero 2 è quella espressamente dedicata a Marco Melani, quindi come dicevo prima è un programma molto composito e articolato. La giornata 2 sostanzialmente è un omaggio a Marco Melani come non venivano fatti da diverso tempo, con la proiezione del film Marco Melani, Ladro e frate di cinema, e una tavola rotonda insieme a varie persone, vari esperti di cinema o componenti dell'entourage di Marco Melani, si va da Enrico Ghezzi, per citarne uno, in poi, e ricordare la sua figura, la sua passione per la magnifica ossessione che è il cinema e il contributo che ha dato anche allo sviluppo di un nuovo linguaggio del cinema e della televisione che guarda il cinema. Io vorrei aggiungere un'ultima cosa che purtroppo ho omesso. Enrico Ghezzi sarà presente con noi con un montaggio che ha preparato appositamente per questi omaggi a Jean-Marie Straub. E sarà anche presentato domani sera un breve film documentario che è stato fatto della mostra, e film documentario che verrà, sino a quando i musei sono chiusi, verrà proiettato all'esterno sulla facciata di Casa Masaccio per non privare i cittadini di San Giovanni Valdarno del loro museo di arte contemporanea. Sì, io darei la parola a Stefania Ippoliti, della Toscana Film Commission, se vuole intervenire, prego. Grazie, buongiorno. Soprattutto grazie per il lavoro che state facendo. La nostra Fondazione Sistema Toscana, che si occupa per la regione delle politiche del cinema qui nel nostro territorio, segue da molti anni con passione e attenzione quello che avviene nel Val d'Arno, che è una terra straordinariamente vocata al cinema. E lo si percepisce sentendovi parlare e seguendo negli anni tutte le occasioni, gli approfondimenti, la passione con cui inanellate iniziative nel campo del cinema e della cultura cinematografica. Quello che ci teniamo molto a dire è al pubblico anche, di non avere soggezione di queste proposte che possono sembrare riservate ai conoscitori, agli esperti del cinema. Tutto quello che è stato proposto e che ci è stato così ben illustrato è assolutamente godibile con gli strumenti che ognuno di noi ha. Può essere di ispirazione per chi del cinema vuol fare la propria professione ed è un nutrimento meraviglioso per chi è un cinefilo e il cinema lo ama, lo vuol guardare, lo vuol conoscere. Ci sono veramente un'infinità di spunti, di suggestioni, per cui invito tutti a dedicare un po' del loro tempo a seguire questi magnifici contenuti. Nella contingenza difficile, il fatto di avere un accesso online, come
consente anche da casa propria, in qualche modo conciliando impegni, difficoltà, lavoro e altre cose che ci può capitare di dover fare, la possibilità di vedere, di accedere. Infatti i numeri di questa edizione di Valdarno Cinema sono stati importanti, le iniziative che fate stanno suscitando molta attenzione e questa è una bella cosa che ci porteremo, dicevamo prima con l'assessore, non l'abbandoneremo neanche quando, speriamo il prima possibile, si tornerà a poter partecipare di persona a tutto quello che viene proposto, le belle mostre, le rassegne cinematografiche, gli insegni, gli incontri con gli ospiti. Ma nel frattempo godiamocele, perché dentro a tutto questo sapere ci sono sentimenti e emozioni che ognuno di noi è in grado di cogliere. Dunque vi ringrazio anche a nome di Regione Toscana. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Ippoliti. Prima di dare parola alla stampa, magari viene da fare un'osservazione che abbiamo comunque, insieme a questa dematerializzazione e mandare tutto online, creato anche un legame fisico di questa cosa a San Giovanni. Perché, come avete visto, nella nostra città abbiamo fatto dei videomapping nel centro storico legati al Festival Florence Light di Firenze, che ha come tema la selva oscura, un po' legata a Dante, ma anche al periodo che stiamo vivendo. Ecco, il videomapping di San Giovanni l'abbiamo voluto chiamare O Somma Luce, che se da una parte è un verso del appunto 33esimo del Paradiso, quindi sulla riapertura, diciamo così, sul vedere le stelle, quelle vere, dall'altra parte si collega anche a quel film di Strobe che faremo vedere, nel quale recita, legge Giorgio Passerone, che sarà presente qui a San Giovanni. Insomma, c'è una linea, un fil rouge anche tra le iniziative di Natale e quelle culturali più ampie che abbiamo voluto realizzare.